Buonasera ai telespettatori e buonasera al professor Enrico Piras che abbiamo invitato per tenerci una serie di conversazioni. Il professor Piras è un sardo di Olzai, professore di lettere, ma anche artista, ha studiato con il grande maestro Carmelo Floris, ha lavorato anche, ma è noto soprattutto come un esperto di livello internazionale per i suoi studi e ricerche nel campo delle monete. Io la chiamo monetazione, altri la chiamano Numismatica. numismatica, ma il professor Piras, se non sbaglio, anche è stato e anche filatelico. Ora, con il professor Piras percorreremo quello che è successo, come si è evoluta la monetazione in Sardegna. Inizieremo col periodo nel quale sono apparse le prime monete, vero? Però ma lei ha anche una moneta che è precedente. Sì, Ecco. poi la vediamo. Ecco, perché percorreremo praticamente la storia della Sardegna in 5 o 6 conversazioni che terremo a distanza, diciamo, di 2 al mese per i prossimi 4 o 5 mesi. Non vi dico i libri del professor Piras, dalle monete Questo sardo-puniche che avete visto che il nostro regista ha presentato, alle monete della Sardegna vandalica, alle monete della Sardegna romana, vero? Alla monetazione sardo-piemontese. E questi sono soltanto una parte una parte, dei lavori, delle ricerche che lui ha presentato. ma soprattutto il testo importante è quello sulle monete della Sardegna, dove sono comprese tutte, comprese anche le sardo-puniche su cui ho fatto questo volume che riguarda appunto solo le monete sardo-puniche, però con tutte le varianti conosciute delle varie monete, cosa invece che non c'è nel libro quello pubblicato dal Banco di Sardegna, perché ci sono solo i tipi, i tipi di ogni moneta, mentre questo è specifico sulla monetazione punica. Questo Unica. sì. Professore, prima che arrivassero i punici, Prima che cosa c'era arrivassero i in Sardegna? punici, come in gran parte di altre regioni d'Italia, non essendoci la moneta, si faceva tutto, gli scambi avvenivano col baratto, merce contro merce, eccetera. Però allora il metallo pregiato, andiamo subito al periodo del bronzo, eccetera. Il metallo pregiato era appunto il bronzo. Col bronzo si faceva un po' tutto, dalle armi agli utensili, eccetera. E allora, in un certo periodo, si è cominciato a usare questo metallo come metallo di scambio, come oggetto prezioso da scambiare, non so, con una pecora, con un cavallo, con un bue, Come misura di e valori una anche. cosa molto pregiata a quel tempo era la pelle, per esempio, la pelle di bue, perché serviva per coprirsi, per tante cose. E tant'è che a un certo punto si è fuso il bronzo a forma di pelle già sfogliata Sì. e preparata per l'uso. Questo però
siccome era pesante, pesava parecchio questo pezzo di bronzo a forma di pelle, anziché scambiarlo per intero, che poteva valere non so quanto, due buoi per esempio, adesso non so esattamente, non si sa il valore esatto di scambio della pelle di bue, di questa moneta a forma di pelle di bue, veniva tagliato a pezzi, a seconda di ciò che si doveva comprare, pezzi più piccoli, più grandi, eccetera. Si faceva un po' a occhio, perché non c'erano le bilance precise di oggi. Ecco, io qua voglio far vedere appunto un pezzo, questa è una moneta vera e propria, cioè... Riesci a inquadrarla? È verde, va in trasparenza. È verde? Verdastra, sì. Verdastra. Quindi questo si può dire, questa è stata coniata in Sardegna. Coniata, sì, cioè, beh, impropriamente, questa non so, è impropriamente. Questa me la sono fatta prestare da un collezionista privato che l'ha acquistata ad un'asta. Infatti c'è ancora il bollino dietro. Sì. Me la sono fatta prestare appunto per questa occasione. Ma si trova in Sardegna come si trova nell'Asia Minore, come si trova nella penisola, come si trova nell'Africa settentrionale, eccetera. Ecco. Poi i romani questo l'avevano chiamato es rude, cioè bronzo rozzo rude, prima della moneta, si chiama es rude. I romani infatti poi gli hanno dato già delle forme, hanno fatto delle forme rotonde, eccetera, e non solo, dei quadrilateri cosiddetti, con impressa sopra per esempio un bue, vuol dire che quel pezzo di bronzo valeva un bue. Anche quello poi è stato frantumato, oggi ci sono in circolazione, nelle aste si trovano i pezzi dei quadrilateri cosiddetti, interi sono molto rari. Questa è la prima moneta, prima che in Sardegna ci fossero le monete vere e proprie, c'era il baratto, lo scambio che di merci, erano, oppure anche tramite questi pezzi di metallo pregiato. Che era il la monetazione viene dall'esterno. La monetazione viene coi punici. Perché le prime monete che circolano in Sardegna non sono sarde, sono quelle che circolavano già in Sicilia e in Africa, le monete puniche. Posso, se è possibile, inquadrarle anche qua. Queste sono tutte verdi, queste monete, perché è tutto bronzo. ci sono la moneta punica, che si trova in grande quantità in Sardegna, si è trovata in grande quantità. Delle monetine minuscole dove c'è un cavallino da una parte, sono molto piccole, io le descrivo, un cavallino da un lato e la testa della dea Core dall'altra, che era la dea punica, e queste sono trovate in grande quantità anche in Sardegna, però non coniate in Sardegna. Quindi circolavano in Sardegna già le monete, stiamo parlando intorno al 300 avanti Cristo. Le monete, ho letto da qualche parte, ma non ricordo dove, che oltre che per gli scambi servivano per pagare i soldati, molti dei quali erano mercenari, è vero? Beh, tutte le monete servivano anche per i mercenari, perché il fatto di essere mercenario... Sì. Questa storia dei mercenari, poi in Sardegna si sono trovate, anche se in ritrovamenti sporadici, monete greche, anche del 500 avanti Cristo, quando proprio in Sardegna monete. Evidentemente erano monete importate da qualche mercenario che aveva andato a combattere lì, poi era tornato in Sardegna e povero lui, insomma, ha perso la moneta oppure è rimasta lì chissà come. Quindi i mercenari venivano pagati certamente con la moneta anche molto prima, insomma. Sì. Chiaro. A un certo punto, verso il 300 avanti Cristo, i punici coniano la prima moneta in Sardegna, ed è la moneta che ha da una parte sempre la dea Core, la testa di Core, e dall'altra una protobe di cavallo, una testa di cavallo. E questa qui purtroppo è talmente piccola che è difficile inquadrarla.
C'è una testa di cavallo. C'è qualche fotografia. Ma e se piccola, ci parliamo, le facciamo vedere, le facciamo vedere piccola la quanto, prossima. Eccola qua. Si può far vedere il disegno, se è possibile, la pagina del libro. Va bene. Questa è la prima moneta coniata in Sardegna. Questa è la dea una moneta a cavallo, che è intorno ai 5 grammi. Dea a cavallo. Sì. Intorno ai 5 grammi. Di bronzo? Bronzo, sì, bronzo. La prima moneta, siamo intorno al 300, avanti Cristo. Più tardi, evidentemente per questioni di necessità di avere dei tagli più grandi, viene... Ah, premetto una cosa, questa moneta con la testa di core e la testa di cavallo non viene coniata solo in Sardegna, ma anche in Sicilia, nelle Baleari, nella Francia meridionale. Quindi ci sono un sacco di stili, sì, tutto il mondo punico del tempo, ci sono di stili diversi di questa moneta. È molto difficile riuscire a capire quali sono quelle coniate in Sardegna. Mm-hmm. Però la maggior parte comunque si trovano in Sardegna. La maggior parte. Anche quelle coniate, questo coniate vuol dire, fuori. Questo vuol dire che circolavano soprattutto in Sardegna. In tutta quell'area c'era il commercio. In tutta quell'area sì, chiaro, e questi sì, venivano sì, utilizzati sì, come sì, mezzo sì, di pagamento. Sì, la Sardegna era un granaio un po' per tutti, a parte le miniere, ma anche per il grano. Ricordo che Enrico si chiamava come me Marrou, che era uno studioso francese che era venuto in Sardegna ed era uno studioso di storia punica ed era salito sul Monte Arci e da lì ha visto questa distesa enorme, era d'estate, verso maggio-giugno, questa distesa enorme di grano, di campi biondi di grano, eccetera, e aveva la famosa frase, aveva detto: ora capisco perché sono scoppiate le guerre puniche, i romani, scoppiata la prima guerra punica. E poi è passato col detto che la Sardegna era il granaio di Roma. Il granaio di lei è diventato poi certo. Di Roma, ma era il granaio anche di Cartagine. Oh. Quindi per necessità di circolazione poi viene coniata una moneta uguale a quella piccola, però molto più grande. Quindi di questa valore qua, superiore. Di valore. Ecco, queste sono le due monete, questa è la prima, questa è la seconda, molto più grande. Sempre con core e testa di cavallo. Questa moneta, a differenza di quella piccola, viene coniata esclusivamente in Sardegna. Non ci sono ritrovamenti, sono proprio sporadici, perché anche le monete circolavano certo, un po' dappertutto, sì, evidente. Ma i grossi ritrovamenti solo in Sardegna. Quindi è la vera prima moneta coniata sicuramente in Sardegna, è solo in Sardegna. Dopo i punici incominciano a variare la monetazione, un po' più grande di quella piccola viene coniata una moneta con un cavallino stante, cioè un cavallino in piedi. Premetto. Cioè dico sempre con la testa di core al diritto, io parlo del rovescio della moneta, sì. Anziché la testa di cavallo c'è un cavallino intero. Poi viene, a un certo punto, quella grande, questa, viene ribattuta con un cavallino retrospicente, cioè un cavallo, prima con un cavallo intero e poi con un cavallo che con la testa rivolta verso l'indietro, e c'è un numero. C'è un numero 2 in cifre puniche, il numero 2, il che vuol dire magari si dava un valore diverso a quello che aveva per questioni forse di inflazione, chissà perché, alla stessa moneta, cioè la moneta dello stesso peso. Il cavallo, il simbolo del cavallo è... Il cavallo, il cavallo certo. era l'automobile del tempo, la macchina del tempo. Poi... In un secondo tempo, a un certo punto, i Giomani incominciano a far capolino e c'è la prima guerra punica. Con la prima guerra punica i punici... Siamo nel terzo secolo. Siamo intorno al 270. Sì, nel terzo secolo.
Ora, viene coniata una nuova moneta, diversa sempre, con la stessa di core, però forse per dare risalto al fatto che la Sardegna era un granaio, come si è detto, ci sono tre spighe, quindi ci sono. Di questa moneta c'è una varietà enorme di pesi, non c'è quella piccola e quella grande, cioè il multiplo e il sottomultiplo e il multiplo. Varia addirittura da un grammo e mezzo fino a 8-10 grammi questa moneta. Con vari segni, lettere, simboli interposti fra le spighe. Quindi, non c'è indicazione, non si è riusciti a capire che cosa fosse il valore. Ci sono delle lettere che sono state interpretate in maniera estremamente diversa, alcuni come numerazione di conio, cioè a te ti do da battere un chilo di rame, tu mi devi fare tante fonete e ti do come simbolo la lettera Vav, per esempio, sì. E quella erano tutti con la lettera Vav, poi a quell'altro un'altra lettera, quindi tutte queste. Altri invece dicono che sia all'iniziale addirittura di quello che coniava le monete, del capo officina, chiamiamolo così. Altri, insomma, ci sono varie interpretazioni degli studiosi, non credo che se ne caveranno. Il valore reale, il potere di acquisto di questo non è conosciuto, vero? Sì. Il valore reale in che senso? Sì, che cosa potevi acquistare con queste? Ma io penso che la moneta punica piccola sia, non so, un chilo di pane, per esempio, no? Ah. Tanto per dire, dico una pagnotta anziché un chilo di pane, allora c'era la bilancia, certo, a dire un chilo di pane, diciamo un chilo di oggi. Sì. Una pagnotta, una bella pagnotta da sfamarsi per tutto il giorno. Penso, questo non ci sono scritti. Non ci sono indicazioni, non ci sono documenti. Ti invio 100 monete, acquistami un cavallo. No, nel modo più assoluto, no. Allora, dopodiché, a un certo punto, c'è la famosa rivolta... C'è la famosa rivolta di con a capo Ampsicora, che era un grosso... proprietario terriero che si mette in testa contro Roma, ma viene poi sconfitto a Cornus, dove muore il figlio Iosto. Ampsicora era cartaginese. In quel periodo viene messa un'altra moneta, sempre con la testa di cartaginese. Cosa fanno? Fanno un'altra moneta con la testa di core cartaginesi e quindi anche d'accordo con Ampsicora, con la testa di core sempre e con dietro un toro che è un po' il simbolo, ecco, anche delle nostre tombe, sì. con le corna del toro, cioè sì. È un toro, quindi è un altro simbolo sardo. Ampsicora era un cartaginese trapiantato in Sardegna. E quindi viene coniata questa moneta, non solo, ma l'ultima, quella che pare che dicono, alcuni dicono che ci sia la testa non più di core ma dello stesso Ampsicora, è un'altra moneta in potenza, cioè una mistura di piombo e di rame e argento, c'è un po' di argento in mezzo, quindi anzi di valore. Una buona quantità, perché certo si vede che c'è dell'argento in mezzo, quindi. Una bella moneta dove c'è sempre il toro, però dietro c'è una spiga, cioè hanno unito i due simboli sardi, il toro e la spiga, c'è un toro e dietro c'è una spiga, e al diritto, anziché la testa di core, c'è una testa di uomo col diadema, e molti dicono che sia lo stesso Ampsicora in questa moneta. Allora vuol dire che Ampsicora era un imprenditore. Lui era un grosso proprietario terriero, e quindi questa è l'ultima moneta coniata in Sardegna in periodo cartaginese. E siamo nel periodo della terza guerra punica, più o meno. Sì, siamo Roma è nel 238, sì, esattamente. Sì.
Nel 238 Roma diventa padrona della Sardegna. E quando Roma entra, si quando trova... Roma entra, si trova questa... C'è una cosa strana. Interessante, cioè, questo, eh? È interessante, sì. Incomincia a importare in Sardegna le monete che circolavano a Roma. Certo. E quindi c'è una grande circolazione, per esempio, di denari della Repubblica Romana, che si sono trovati a centinaia, per non dire a migliaia, in Sardegna. Soprattutto del periodo anonimo, il denaro romano inizialmente era... C'era la testa di Roma da una parte e di Oscoli dall'altra. Questa era una monetazione che è durata diversi decenni e decenni a Roma, dal 220, 215, 200, la data non si sa con precisione, per almeno fino dal 214, diciamo, fino al 198, quindi parecchio. E di queste monete in Sardegna se ne sono trovate parecchie, queste anonime. Quindi circolavano, perché poi c'erano le legioni romane, evidentemente pagavano i famosi legioni con i denari, d'argento, ed erano romani le legioni, quindi mica potevano pagare in moneta vile, gli davano monete d'argento. E cosa hanno fatto con le monete puniche? Non si sa. Le monete puniche, i romani, i furbacchioni, quella moneta piccola, cioè questa, sì, che pesa 4 grammi e qualcosa, corrispondeva esattamente a una moneta romana, il sestante, che era la sesta parte dell'asse. Dell'asse. Siccome fare il tondello costava, sì, cosa hanno fatto i romani? Hanno preso i tondelli, sì, della moneta punica, sì, e ci hanno ribattuto sopra, in Sardegna, delle monete. E queste monete hanno l'iniziale di alcuni proprietori che sono stati in Sardegna. Il primo è Aulo Mammula. Infatti c'è una M in quelle monete lì, Mammula, c'è la moneta romana, la moneta romana con la M, c'è una prora di nave, che questo mi sono dimenticato di dirlo, e c'è la prora di nave con a fianco una M, Aulo Mammula. Questo Aulo Mamma è periodo romano, siamo nel 170 più o meno, vero? 176 se non erro, avanti Cristo. Poi c'è un altro proprietore, Aurunculeius, citato dal grande storico Piero Meloni, sì, non so se mi spiego, sì, 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 che è stato anche lui proprietore Sardegna, la sigla è Aur. In queste. Poi c'è un'altra emissione, sempre molte, non tutte, ribattuta sempre su quella monetina punica, dove c'è una C che dovrebbe essere l'iniziale di Caralis. Tutte queste coniate in Sardegna, queste dai romani. Beh sì, questo, in questo modo... Oltre alla circolazione, c'erano tutte quelle monete che venivano da Roma, di tutti i generi, eccetera. In Sardegna si trovano tutte. Ma queste sono quelle coniate in Sardegna dai romani. Poi ce n'è un'altra, che è studiata da, anche lui, dal nostro grande professor Mastino dell'Università di Sassari, che parla della moneta dei Sufetti. È una moneta coniata a Cagliari. C'è da un lato un tempio che poi l'architetto Vico Mossa ha fatto uno studio dicendo che probabilmente era il tempio di Antas, quello effigiato su questa moneta. E dall'altra parte ci sono due teste vicine accollate e attorno c'è Mutumbal, Ricoce, Suf, cioè sono le iniziali dei nomi dei Suffetti. Chi erano i Suffetti? Erano dei magistrati cartaginesi che erano a Cagliari. I romani, per non andare contro le istituzioni puniche, sì, hanno permesso la circolazione di questa moneta. Che avranno tenuto per un certo periodo. Per un certo periodo. Quindi in grande periodo romano c'era questa moneta dei Suffetti, punica, coi nomi dei punici, che però circolava in Sardegna. È stata studiata oltre ad altri studiosi, ma soprattutto in Sardegna dal professor Mastino. Ma la moneta più famosa romana sarda è il famoso Sardus Pater, chi non ha mai sentito nominare il famoso Sardus Pater,
che poi il Sardus Pater è il famoso babbai, no? Di origine, cioè il pat, il babbo. Sì. In questa moneta c'è la testa di Aziobalbo da un lato e dall'altra c'è Aziobalbo con la scritta eccetera e una PR che voleva dire pretor. 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 Qualcuno ha intravisto in questa moneta un punto tra P ed R, per cui ha detto procurator republice, ma quando è stato detto questo al professor Meloni, da me, sono rizzati i capelli in testa, dice cosa c'entra la procurator republice certo. Con Aziobalbo, diceva manco per sogno. Quindi è pretor. Aziobalbo chi era? Il nonno nostro materno di Ottaviano Augusto, era il nonno materno. È stato studiato da professor Didu il Sardus Pater, perché c'erano tante ipotesi, che c'erano dei multipli, dei sottomultipli, eccetera, invece non è vero. È stato studiato da professor Didu dell'Università di Cagliari, assieme a professor Meloni, quindi siamo in buone mani, diciamo così, come storia. Ed è una moneta che risale intorno al 37 avanti Cristo, che è il periodo appunto degli avidi di Augusto, cioè di Augusto, no? Ottaviano. Questa moneta si è trovata e ritrovata in Sardegna in tutte le salse, e cioè si sono trovati esemplari che pesano un grammo e mezzo, che pesano 2 grammi, 3 grammi, 5 grammi, 6 grammi, e ce n'è alcune che arrivano quasi ai 10 grammi. Ma quindi cosa è la composizione? Rame sempre. Sempre rame. Rame, sì. Monete di rame. Quindi cosa avviene? Che quella che pesa 6 grammi, fra quelle trovate che pesano 6 grammi, sono le più perfette, con le scritte perfette, con le figlie di Aziobalbo ben riconoscibile, eccetera. Mentre le altre sono rozze. Siccome questa in fondo era più che una moneta, era una medaglia sacra, perché c'era l'effigie del babai, quindi niente di strano che questa moneta sia stata come una medaglia riconiata, come se fosse Maria Concepita, diciamo noi, no? Quella medaglietta che c'è anche quella grande, piccola, di tutti, dal popolo. Ecco perché se ne trova una grande quantità. Ma si fanno... Però la moneta vera e propria dovrebbe pesare intorno a 6 grammi. Ed è infatti fra quelle ritrovate la più perfetta, sempre quella che pesa 6 grammi. La moneta ufficiale. Le ipotesi sulla circolazione di queste monete in Sardegna, perché mi immagino che queste avranno circolato più nelle zone commerciali, perché dunque, all'interno. Senza dubbio, probabilmente. Ma non è così. Per esempio, delle monete puniche, i più grossi ritrovamenti sono stati trovati, i più noti, quelli noti si intende, in Barbagia o ai piedi dei contraforti della Barbagia o in Gallura. Quindi erano i pagamenti fatti da quelli... Certo. Dei commercianti. Dei commercianti, cioè quelli della pianura, del Campidano, che davano il grano, davano a questi che non ne avevano grano in montagna, davano il grano, davano il grano, cioè il grano no, questi della montagna pigliavano oltre che il grano anche soldi. Certo. E portavano lì il formaggio, le pelli soprattutto. Certo. E quindi venivano pagati, ecco perché si trovano queste quantità. E quindi accumulavano... Accumulavano soldi, sì, si accumulavano queste monete. La banca allora non c'era. No, la banca non c'era. E così è avvenuto anche per le monete romane. Mentre invece per i denari della Repubblica, quelli soprattutto anonimi ancora prima, perché poi a Roma i consoli incominciano a mettere le loro iniziali o addirittura i loro nomi sulle monete della Repubblica. Dunque, i denari invece raramente si trovano proprio nell'entroterra, in Barbagia, non so, a Fonni, a Lodine, a Gavoi, mentre invece si trovano di più nella pianura, si trovano nella zona di Oristano, nella zona di Sassari, eccetera.
Oh, volevo dire un'altra cosa, che ci sono altre due monete molto, anzi tre, monete sarde del periodo romano, importantissime. Sono, una è la cosiddetta moneta di metalla, perché c'è una metalla, M, sì. Che poi non è metalla. Oh, c'è un tempio, da un lato c'è un tempio, e poi c'è sempre un aratro in altre due monete. La cosiddetta diuselis, e questo è stato lo spano, siccome ci sono delle sigle sulla moneta, ha interpretato male, perché probabilmente c'era un'incrostazione, e ha creduto che una di queste iniziali fosse Uselis, cioè Uselus, che era una zona lì dopo il Fano, vero, eccetera. Oh, e poi c'è un'altra, cosiddetta appunto di metalla, dove c'è sempre un aratro, oltre che il tempio. Però questo è interessante. Allora, queste monete, scusate, una a metalla e l'altra a Uselis. Non è così. Quelle monete si sono trovate soprattutto a Porto Torres. Ah, ho capito. Professor Meloni, infatti, ha detto: ma che metalla, ma che Uselis. Allora Porto Torres, cioè Torres il Bisogno, era una colonia agraria. Quelle sono con l'aratro, sono della colonia agraria di Porto Torres. Certo, l'entroterra di Porto Torres. Di Porto Torres, quindi sono due monete della zona di Porto Torres. Non sono, ma ultimamente, qualche anno fa, ho avuto modo di vederne una che è rimasta inedita, perché chi me l'ha fatta vedere, sono geloso di queste cose, me l'ha fatta solo vedere, non so né il nome nessuno di questo qua, me l'ha fatta vedere e poi non l'ho visto più. Ne ho visto una di modulo un po' più grande di quelle note, che aveva, anziché l'aratro e la testa da una parte la testa, dall'altra l'aratro, aveva un tempio e l'aratro, e poi di modulo un po' più grande del solito, trovata nella zona di Porto Torres. Poteva essere una moneta inedita, oppure chissà, una moneta fatta per caso, chissà da chi. Questo monete di Diocleziano, quando ci arriverai, sono state trovate. Sì, nel mio paese. Siamo già in altri periodi. Sì. No? Poi devo dire un'altra cosa a proposito di monetazione romana, se continuiamo a parlare di Roma. A un certo punto, con Azio Balbo, finisce la coniazione ufficiale, almeno della monetazione in Sardegna. Circolano le monete di Roma. Sì. Circolano le monete di Roma, anche se nei ritrovamenti delle monete romane del periodo d'oro degli imperatori romani, stiamo parlando di Tiberio, di Nerone, di Nerva, di Traiano, eccetera, si sono trovate sempre monete estremamente usurate. Vuol dire che avevano circolato moltissimo e venivano mandate in Sardegna ormai come metallo quasi. Sì, come si intravedono le teste. Quando sono molto usurate vuol dire che c'era grande circolazione e poca quantità. In Sardegna però del periodo romano, di quel periodo, di quegli imperatori, circolavano parecchio i denari. Evidentemente era la moneta con cui venne pagata le truppe che c'erano in Sardegna. Ecco perché si trovano i denari. Ecco. I denari d'argento di cui parlava, che abiti, vero? Sì, sì. Erano di chi? Di Settimio Severo? Diocleziano. Diocleziano. Siamo un periodo molto più in là. Un momento. Quindi sto parlando adesso del periodo proprio imperiale, iniziale. Arriviamo al 200 più o meno dopo Cristo. Di quel periodo c'era, da Massimino in poi, Massimino Trace, Massimino, e poi ci sono soprattutto Massimino, Filippo, Gordiano, primo, secondo e terzo, i tre Gordiani, e poi Filippo padre. Di quel periodo si sono trovate in Sardegna migliaia di esemplari, e tutti ben conservati, con una caratteristica che fa pensare che nessuno ancora degli studiosi, io ormai non sono specialista di monetazione romana vera e propria, se non quella attinente alla Sardegna, gli esemplari dello stesso periodo, degli stessi imperatori, trovati nella penisola, sono perfetti, rotondi, belli, ben coniati.
quelli sardi sono tutte, come dicono i sardi, maledolados, un po' storti, malconiati, però tante volte a fior di cuore, pur se storti. Certo. Secondo me c'era in quel periodo una zecca in Sardegna che faceva quelle monete lì, da Massimino in poi fino a Gallieno. Poi invece c'è il periodo dopo Gallieno che cominciano una domanda. Con gli imperatori che si succedevano come i primi ministri nei nostri governi ogni 6 mesi, uno ne moriva uno. Ma la circolazione, tutte queste... coniavano monete in enormi quantità. Fado Gordiano ha fatto ammazzare da Filippo Padre qualche anno, non ricordo quanto. Ma ci sono imperatori che hanno stati 6 mesi, sì, 7 mesi. Sì, 6 mesi, sì, certo. Capito? Eppure ci sono monete in grande quantità, anche di questi. Non quanto Gordiano e Filippo, che sono quelle che veramente... Io ho avuto modo di studiarne parecchie, ho fatto anche... per vedere la quantità dei rovesci, perché c'erano diversi rovesci con la fortuna, con la nona, con le dee, con Minerva, con che eccetera, ho fatto un piccolo studiolo basandomi su le monete che erano in mano ai collezionisti del tempo in Sardegna e tutte quelle apparse nelle aste, e quindi ho fatto anche ho avuto un certo grado di rarità dei vari rovesci, capito? E ce ne sono migliaia di Gordiano e di Filippo trovati in Sardegna. Siamo quindi, nelle... Siamo dal 220, 240, 247, eccetera. Ci avviciniamo. Durante Filippo padre, perché c'era anche poi Filippo figlio dopo, che ha coniato anche lui monete, Filippo l'arabo era detto, cade il millennio di Roma, tant'è che c'è la moneta che commemora il 1000 anni di Roma durante Filippo. Ci avviciniamo, siamo già nel periodo di decadenza. Siamo in decadenza già, sì. Poi andiamo a tutti gli altri operatori, c'è Postumo, c'è da Gallieno in poi. Con Gallieno c'è Postumo, con Postumo vengono coniati gli ultimi sesterzi veri e propri. Poi ci sono i follis. E dunque i sesterzi sono sempre in rame? Sì, stiamo parlando di monete in rame, solo i denari erano in argento. Poi c'erano le monete d'oro, l'aureo. L'aureo. Che era la moneta che circolava in mano ai grandi proprietari e basta. Circolava pochissimo. Ma questo è l'aureo, ha circolato in Sardegna pochissimo. Sardegna ben pochi rispetto ai ritrovamenti di bronzo e d'argento, pochissimi. E così piano piano arriviamo poi a un periodo in cui devo dire che c'è un periodo di Costanzo II, eccetera, in cui in Sardegna si trovano, di quel periodo si trova in Sardegna piccoli bronzi malconiati. E secondo me è avvenuto anche lì lo stesso cosa che è avvenuto durante Filippo, e cioè perché quelli trovati nell'entroterra sono sempre ben coniati, quelli trovati in Sardegna sono tutte maledolados, malconiati, storti, diciamo così. E anche lì io penso che sono stati coniati in parte anche in Sardegna di quel periodo lì. Poi basta, poi non si sa più nulla fino alla caduta dell'impero romano, ai barbari. Da poco si è stabilito e si è scoperto che Gotta, uno dei re barbari, abbia coniato una moneta in Sardegna, poi basta, poi erano tutte monete coniate da altri re barbari. Professore, possiamo chiudere per oggi, possiamo chiudere qui. Benissimo. Il prossimo incontro
ci parlerà della monetazione dei Vandali? Beh, de parlare dei Vandali c'è ben poco. Ben poco. E successivamente dei Vandali? Beh, c'è la monetazione bizantina. Ecco, allora. E lì abbiamo le monete d'oro. Ecco, allora parleremo della monetazione dei barbari e della monetazione bizantina. Perché l'interesse è di capire, arrivano i barbari e si trovano una serie di monete completamente diverse in giro. E beh, i barbari copiano addirittura da alcune monete di quelle piccole, del piccolo bronzo romano. Certe monete vengono copiate dai barbari. Certamente. Addirittura qualche incisore copiando ci mette addirittura le iniziali, cerca di copiare anche il nome del re, dell'imperatore romano, mentre invece era coniata dai barbari. Non viene anche questo. Professore, grazie per questo incontro. Spero di essere stato, è stato chiarissimo, chiaro e, come si dice, esauriente. Vi grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Se hanno delle domande da rivolgere al professor Piras, le invino alla nostra redazione, e il regista poi si premurerà di farle recapitare al professor Piras, che darà le spiegazioni necessarie. Grazie tante, buonasera. Buonasera.